Cari amici di DriveK, ben ritrovati. Trovatemi una vettura che abbia il prezzo di una segmento B, ma che abbia le caratteristiche di una vettura di segmento superiore, che sia spaziosa e che sia un SUV a tutti gli effetti. Con trazione integrale, motori prestazionali con una buona cavalleria e magari anche B-Fuel, GPL e benzina. Ci siamo? Beh, sto parlando della Dacia Duster, che è stata ristilizzata. Ci sono anche novità, proprio anche dal punto di vista tecnico, quindi state con me, dopo la sigla vi racconto di più. Parlando di prezzi e di dotazioni, vi invito poi a fare un giro sul nostro sito perché questo vi permetterà di capire davvero tutto quanto su Duster e in generale su tutte le vetture in vendita in Italia. Infatti lì troverete gli allestimenti, le dotazioni, potrete confrontare i singoli allestimenti per vedere le differenze tra gli uni e gli altri e magari confrontare anche i modelli per capire quale può fare al caso vostro. E ci sono ovviamente anche tutte le offerte ufficiali delle case, consultabili comodamente in un unico sito. Cliccate quindi sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione. Andate direttamente su driveK.it. Cominciamo dal design, che cambia come sempre per tutti i restyling nei dettagli, principalmente nella calandra anteriore che adesso ha un nuovo disegno e poi anche per i fari diurni a LED che hanno un nuovo disegno. Anche in questo caso riprende il motivo a Y che abbiamo visto su Dacia Sandero. Tra l'altro, se ancora non avete visto la recensione su Dacia Sandero, potete cliccare di nuovo sul link in alto a destra così per accedere proprio alla nostra anteprima. E per quel che riguarda poi i fari, sono adesso anche full LED, cosa che prima non era disponibile. Questo ovviamente aumenta la visibilità di notte, quindi la sicurezza, e riduce i consumi. Tante modifiche che sono state fatte su Duster hanno riguardato proprio la riduzione dei consumi e quindi anche delle emissioni, e li vedremo. Anche al posteriore è stato rivisto il disegno dei fari a LED e tra l'altro quella che vedete nelle immagini è una nuova colorazione disponibile nella gamma. Ma adesso passiamo agli interni. Per quel che riguarda gli interni, la Dacia Duster 2021 aggiunge elementi di comfort per i suoi occupanti. L'abitacolo è adesso dotato di nuove sellerie, nuovi poggiatesta e una console centrale rialzata con un bracciolo scorrevole. Quest'ultimo scorre di 70 mm, presenta un vano portaoggetti chiuso da circa un litro e due prese USB di ricarica, ideali per i passeggeri dei sedili posteriori, a seconda però del livello di allestimento. All'interno troviamo adesso due nuovi sistemi multimediali con un inedito touchscreen da 8 pollici che è interfaccia di due versioni del sistema di bordo. Infatti, oltre al sistema base Audio Dacia Plug-in Music, che prevede radio, MP3, USB e Bluetooth, sono disponibili due nuovi sistemi multimediali, Media Display e Media Nav. Con Media Display viene aggiunta la radio digitale, due porte USB e la funzione Smartphone Replication, però con connessione cablata. Questo permette di avere Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, gli appositi comandi al volante permettono di attivare il riconoscimento vocale e quindi di utilizzare gli assistenti di iOS e Google dello smartphone. Con Media Nav si aggiunge la navigazione integrata e la connettività Wi-Fi per Apple CarPlay e Android Auto. Infine, sia per Media Display e Media Nav c'è una sezione veicolo che consente di accedere alle informazioni sulla guida, oppure nelle versioni a 4 ruote motrici anche al sistema 4x4 monitor che include altimetro, inclinometro e bussola. Questo perché Dacia Duster è una delle poche vetture in questa categoria e soprattutto in questa fascia di prezzo a offrire una trazione integrale. Abbiamo un'altezza libera da terra per le versioni 4x4 di 214 mm, questo permette di cavarsela anche su fondi molto malmessi, e per quel che riguarda poi anche gli angoli caratteristici, ossia di attacco, di dosso e di uscita, sono molto simili a quelli di un fuoristrada. Anche la gamma motore è stata rivista, anche profondamente per certi aspetti, sempre nell'ottica dell'efficientamento, quindi riduzione dei consumi e delle emissioni, ma ci sono novità importanti anche per tutti i nostri amici che vanno matti per il GPL e che non vogliono rinunciare proprio a questa caratteristica della Duster e delle Dacia in generale per andare a risparmiare e non poco sui costi di gestione. Abbiamo infatti il debutto di una nuova motorizzazione 1300 TCE da 150 cavalli in abbinata a un nuovo cambio automatico EDC, quindi a doppia frizione, a 6 rapporti. E per quel che riguarda la motorizzazione a GPL, beh, il serbatoio di GPL aumenta del 50%. Questo significa circa 50 litri di GPL e altri 50 litri di benzina, per un'autonomia totale di 1230 km circa dichiarati dal produttore. Vedremo su strada se sarà effettivamente così, ma comunque con questa capacità dei serbatoi sicuramente si andrà molto lontano e tra l'altro spendendo anche molto poco. Per quel che riguarda le motorizzazioni benzina, ci sarà il 1000 TCE da 90 cavalli e il 1500 turbo diesel da 115 cavalli. Tra l'altro
l'altro, sempre per quel che riguarda la motorizzazione a GPL, è disponibile in abitacolo un commutatore molto meglio integrato rispetto a prima. L'abbiamo già visto debuttare, diciamo, su Dacia Sandero di recente, e nella strumentazione troviamo poi adesso una migliore integrazione proprio dell'indicatore di autonomia residua per quel che riguarda sia il GPL che il benzina. In ogni caso, comunque, il passaggio viene in maniera molto semplice, proprio tramite la pressione di un tasto, e questo permette massima flessibilità. Comunque, per tutti i dettagli sulle motorizzazioni vi ricordo che sarà disponibile il listino completo sul nostro sito. Cliccate sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione per accedere e capire quali sono le caratteristiche tecniche e anche proprio i livelli di prezzo delle varie motorizzazioni e gli abbinamenti tra trazione integrale e appunto le motorizzazioni disponibili in gamma. Per quel che riguarda la tecnologia di aiuto alla guida, quindi tutti quei sistemi ADAS cosiddetti, noi troviamo alcuni, purtroppo non tutti. Ad esempio, manca la frenata d'emergenza automatica. C'è però il controllo dell'angolo cieco, c'è la frenata automatica in discesa per le versioni 4x4, utile in fuoristrada per controllare singolarmente le ruote, quindi per frenarle in modo tale da mantenere l'assetto della vettura e affrontare appunto le discese tranquillamente. Per quel che riguarda poi anche un'altra funzionalità utile, c'è il multi-view camera, ossia sostanzialmente due telecamere laterali e due per quel che riguarda le estremità anteriore e posteriore, per avere una visione a 360 gradi. Ripeto, però, purtroppo manca sia l'avviso di abbandono involontario della corsia, sia anche la frenata d'emergenza automatica, che avrebbe sicuramente completato proprio l'offerta della Dacia Duster. Sono molto curioso di vedere queste modifiche estetiche dal vivo e tecniche su strada in una recensione che spero di fare il prima possibile. Ma tra l'altro, nelle prossime settimane usciranno tantissimi video, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così vi arriva subito la notifica per tutti i nostri prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questa nuova Dacia Duster 2021. Ciao a tutti, alla prossima!